Buonasera dal comune di Mercato San Severino. Ci troviamo nella sala del Convalone con l'assessore alle politiche sociali Giuseppe Albano per una cerimonia al merito. Assessore, perché di questa cerimonia al merito e qual è la connessione con le politiche sociali? Salve a tutti, oggi daremo un riconoscimento a quattro nostri concittadini che sono stati insigniti della stella a merito al lavoro da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro. È giusto dare un riconoscimento a questi nostri concittadini in quanto devono sapere che il Comune è dalla loro parte e quindi è vicino ai cittadini di Mercato San Severino. Lavoro e politiche sociali stanno strettamente collegati, in quanto con le politiche attraverso il lavoro chi si trova in difficoltà può superare degli scogli che attualmente purtroppo nella nostra comunità non sono ancora superati. Quindi l'amministrazione trova lavorare a stretto giro su questa tematica. Allora, sempre dalla sala del Convalone di Mercato San Severino abbiamo l'assessore Amoroso alle attività produttive per la cerimonia al merito. Assessore, come mai questa cerimonia al merito? Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo, come in qualità di amministrazione comunale, siamo onorati di assegnare e conferire altrettanto noi delle pergamene di riconoscimento a questi lavoratori che si sono contraddistinti per aver diffuso, per aver comunque programmato, progettato delle tecniche e metodi di lavorazione, per aver contribuito a diffondere nelle nuove generazioni l'importanza del lavoro, e siamo onorati appunto di celebrare questo tipo di manifestazione. Oggi in modo particolare il lavoro e la sua tutela sono temi essenziali e fondamentali che un'amministrazione comunale deve assolutamente valorizzare, deve assolutamente studiare, deve approfondire e deve soprattutto cercare di diffondere nei giovani l'importanza che ha, soprattutto in questo momento, in questo particolare momento storico. Il motivo di questa celebrazione è proprio questa: far capire ai giovani che il lavoro non deve essere inteso soltanto come un dovere, ma deve essere inteso proprio come un'autorealizzazione personale che consenta di far emergere le capacità, che consenta di non soltanto di vivere, perché oggi il lavoro viene inteso soltanto come vita, ma come possibilità di manifestare le proprie competenze, le proprie capacità con le proprie qualifiche, ovviamente. E noi siamo appunto onorati di fare questo. Grazie. Allora, buonasera, siamo qui al Comune di Mercato San Severino in quanto la Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia ha conferito delle onorificenze. Quindi c'è il Presidente della Repubblica. Presentiamo il signor Giovanni Landi, vuole dire qualcosa in merito a questo? Niente, un riconoscimento alla carriera lavorativa. Posso dire che è un merito importantissimo per quanto riguarda la nostra comunità. La fortuna è stata quella di stare in un'azienda molto importante per il Mezzogiorno d'Italia, e questo è quello che posso dire. Sono dei riconoscimenti importanti, dei valori importanti della vita. È stato tutto qua praticamente. Quindi il Sud Italia non è solo la pecca dell'Italia, ma possiamo dire che ci sono maestranze che devono essere rivalutate e anche possono essere da traino per tanti giovani. Certo, io credo che anche il Sud Italia ha una forza lavoro importantissima. Se vediamo che al nord i migliori posti di comando sono tutti uomini del Sud, vuol dire che il Sud ci sono delle competenze, delle importanti da mettere sul territorio. È un momento un po' così per il lavoro, però basta trovare delle aziende, come dicevo prima, con la nostra azienda, è un'azienda importantissima. Ci sono stati momenti di difficoltà, però abbiamo fatto sempre corpo unico con l'azienda, e tutto questo poi ci ha portato a questo riconoscimento importante per la nostra carriera. Quanti anni di lavoro? Io ne ho fatto 42. 42 e qualche mese, pure gli amici, che qualcuno già come me, qualcun altro deve ancora aspettare qualche tempo per andare in mezzo, ma diciamo siamo alla fine della, anche per loro, della vita lavorativa.
per quanto riguarda la provincia di Salerno, sì. Giusto? Quindi il signor Console vuole esprimere qualcosa in merito a questa onorificenza? Sì, diciamo, è un momento particolare, un momento bello, diciamo, che si vive nei vari territori, perché i sindaci dei vari comuni che hanno, diciamo, dei maestri insigniti danno un'ulteriore onorificenza poi ai loro diciamo, concittadini per consolidare l'opera che hanno svolto all'interno, diciamo, delle varie aziende, sia per il beneficio del territorio che delle famiglie, di tutto quanto viene poi conglobato nell'insieme della parola del lavoro, perché poi in buona sostanza la stella al merito del lavoro non è altro che un riconoscimento al merito del lavoro di tutti, diciamo, quei lavoratori che si sono distinti per perizia, laboriosità, buona condotta morale, che abbiano avuto, diciamo, hanno contribuito a portare avanti le aziende, hanno trasmesso, diciamo, ai giovani i mestieri e anche per il beneficio del territorio e dell'intero. La federazione, diciamo, nazionale poi racchiude un po' tutta questa unione di tutto il territorio, e non soltanto la federazione nazionale, la federazione è internazionale, perché noi teniamo anche le sedi in Germania, in Svizzera e in Inghilterra, dove i lavoratori italiani hanno svolto la loro opera e hanno avuto riconoscimenti uguali a quelli che vengono conferiti, diciamo, ogni anno dal Presidente della Repubblica ai maestri lavoratori italiani che si sono distinti per questi meriti. Questo è il valore della stella al merito, diciamo, il riconoscimento che viene dato è un riconoscimento non un fatto formale, un fatto tangibile, un fatto che viene consolidato da documentazione nelle quali si attesta realmente l'opera svolta dai lavoratori, per cui non tutti quanti, non facilmente dice, sono, chi sono, a volte c'è questa domanda, chi sono i maestri, che cos'è il maestro dell'opera, si vede questa stella appuntata sul petto, però il significato vero, il significato profondo non tutti chiaramente riescono a concepire, però è una cosa fatta bene, un riconoscimento che oggi si va un po' sottovalutando questi valori, anche perché la questione del lavoro oggi è una questione molto importante, molto, molto preminente, e che di lavoro ce n'è poco, per cui parlare oggi, avere un riconoscimento al merito del lavoro sembra una cosa, però è un'importanza fondamentale, perché il lavoro cambia nella vita, il lavoro, prima c'era un lavoro manuale, oggi c'è un lavoro tecnico, un lavoro più sviluppato, per cui sempre lavoro e pertanto io penso che il Presidente della Repubblica e lo Stato italiano abbia sempre a portare avanti questo riconoscimento a chi si distingue nel merito del lavoro. Grazie signor Console. Tantissimo valore di lavoratori che con il loro impegno hanno contribuito a trasmettere alle nuove generazioni il proprio patrimonio di professionalità. Perderebbe il suo senso se, diciamo, questa pergamena così bella che tutti abbiamo ricevuto la teniamo a casa nel salotto buono e non la facciamo vivere, non la portiamo, diciamo, in mezzo alla gente, alla società, non ci occupiamo del volontariato, non diamo una mano a chi possiamo dare nell'ambito sociale. L'amministrazione e l'assessore, tutti presenti. Voglio dire una cosa semplicissima, uno sprono per i giovani. Guardate bene che se c'è passione e c'è volontà si può lavorare anche al sud, non è vero che al sud non c'è il lavoro, o il lavoro non c'è, non è vero che al sud non ci sono le competenze, che se guardiamo al nord i posti di comando sono tutti migliorati, questo dovrebbe essere uno sprono per noi del sud. Grazie. Di tutto questo c'è la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro d'Italia. Questa federazione che racchiude, diciamo. Lavoro Antonio Cortisiero, quale segno di riconoscenza per la meritoria pluridecennale attività e fedeltà al lavoro. Francesca Antonio Selitto. Lucio Damiano.
Giovanni Landi, questo non lo vedo, ci vediamo 10 volte al giorno. Grazie a tutti. La Federazione dei Maestri del Lavoro della Consolata di Salerno consegna al Comune di Mercato San Severino, al sindaco, per voi, questo grazie. Lina.